grazie a voi della vostra presenza, è molto bello sentirmi accompagnata in questa avventura e questa sera devo dire è un momento un po' particolare perché questo è un premio che diciamo camminando, andando avanti ho capito l'importanza e ho capito anche la qualità di quello che rappresentava. Devo dire che il secondo romanzo, L'Isola, è sicuramente una conferma per me di una tranquillità di sapere che posso insistere in quello che ho iniziato da tantissimi anni, ma che in realtà ho deciso di mettere così allo scoperto da molto poco. E la sensazione è quella di vedere gratificata una fatica, non è stata una fatica perché per me non è una fatica scrivere, sono abbastanza contenta e soddisfatta anche perché questo secondo romanzo è una conferma del primo e una conferma che probabilmente dovrei insistere di più e cercare di espormi di più per la comunicazione più diretta, più anche sfrontata, senza timore di ciò che io sono, di ciò che io sento. Questo romanzo è una creatura particolare che nasce con un ricordo, ma che in realtà mi prende la mano e comanda lui. Nel corso dello scrivere mi comanda e mi sprona e mi dice che lo devo finire e quindi questo romanzo è arrivato alla sua ultima pagina con un'anima sua propria che mi guidava. È un romanzo che rappresenta un cammino insieme, una maturazione anche di sentimenti femminili che ho cercato di rappresentare in queste due figure femminili che pur essendo moltissimo diverse e comunque distanti anche temporalmente perché una appartiene ai primi del Novecento e l'altra a fine Novecento, come donne e come figure ritrovano una comune appartenenza nel riscatto della loro dignità di donna, nel riscatto della loro dignità all'interno di un contesto universale che si ripete senza limiti, senza tempi, senza confini, senza paesi. La donna calpestata nella sua dignità non ha nazionalità, non ha un punto preciso di nascita, ma è tale proprio perché è donna. E niente, oggi, stasera, ho sentito la mia isola, il mio libro, che mi ha accompagnato anche qui, seduta lì, quando mi hanno chiamato, sapendo che voi eravate presenti e questo è veramente per me molto, molto gratificante che la mia casa editrice crede in questo libro che io ho offerto alla pubblicazione che lei ha abbracciato, penso, con convinzione. Credo che l'isola farà ancora tanta strada e non si fermerà lì sperduta nel mare, perché l'isola circondata dal mare e senza confine in realtà appartiene al mondo. E un'ultima cosa, l'isola può essere solo, così mi è stato detto da un mio lettore, può essere solo femmina e io questo ho riflettuto, è vero, l'uomo ha bisogno del continente per vivere, qualcosa a cui aggrapparsi, dove poggiarsi, è la madre terra. La donna può sopravvivere anche in un'isola senza appoggi perché si appoggia sulla propria forza, sulla propria entità appunto di femmina come l'isola. Thank you.